Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video su Lego Star Wars, la saga completa. Ci siamo lasciati lo scorso episodio che avevamo completato la run dell'episodio 4. Quindi avevamo preso tutti i mattoncini e tutti i mini kit. Oggi iniziamo l'episodio 5 e l'impero colpisce ancora. È successo un piccolo problema tattico, ho dovuto rifare la registrazione, quindi vedrete dei valori un po' diversi rispetto alle altre volte. Sperando che non ci siano altri problemi, dal prossimo video ritornerà tutto come prima. La battaglia su Hoth. Eccoci qua. Quindi, ritornando un po' alla trama, i nostri eroi avevano distrutto la Morte Nera nel appunto nel quarto episodio, e adesso sono passati 3 anni e hanno trasferito la base ribelle da Yavin 4 a Hoth, e campionetta di ghiaccio, e l'impero li sta appunto nuovamente cercando. Sostanzialmente vengono mandate delle sonde spie per appunto trovarli e, diciamo, chiamiamoli, consegnarli alla giustizia. Ma vediamo cosa poi succede, se ce la farà l'impero o se non ce la farà. Beh, chi ha visto il film mi sembra inutile dirlo che lo sa già. Eccole qui, la sidro di Pawa. Eccolo qua il nostro Luke. Bam. Questo mangia cose. Luke che inizia a usare la forza. Olè. Purino Stella. Ok. Qui abbiamo Han Solo che lo soccorre. Boss Darth Vader, buongiorno. Abbiamo i soldati, i nostri piloti, con insieme anche Luke, che si preparano alla famosa battaglia di Hoth. Sbaglio. Allora, eccoci qua in azione. Allora, prima cosa, dobbiamo praticamente tirare giù gli AT-ST come con il gancio, così. E via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allora, tanto abbiamo preso un mini kit. 7, cioè non ce ne sono altri. Con queste bombe possiamo distruggere o queste pareti bianche oppure queste qua, che ci, questa qua ci permette di andare nell'area successiva. 8, 9. E volevo dire che in questo episodio non farò vero Jedi, o non mi occuperò sinceramente di farvi prendere le cose, perché in realtà io l'ho già prese. Sto rifacendo questo episodio soltanto per voi, per farvelo vedere. Comunque, ogni 10 dei AT-ST prendete un mini kit. E in questo caso anche qua, quando andiamo a tirare giù direttamente la TTE, dobbiamo intanto agganciarlo e farlo cadere come nel film. Poi prendiamo la bomba, scusate, prendiamo la bomba e gliela tiriamo addosso. Ok, uno. Oh, se ogni episodio non ha un problema, non sono contento, eh. Perfetto. Ho preso il secondo mini kit. Ok, quindi bomba. Eccoci qua. Sbam. E io muoio ovviamente. Allora, adesso praticamente inizieranno ad arrivare ondate di nemici. Prima i droidi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mini kit a 3 e 9. Seconda ondata,
sono gli AT-ST. Ok, anche qua è abbastanza facile, nel senso che basta girare in tondo e continuare a sparare. Ce ne mancano 5, 4, 5, 6, 7, 8, 8 e 9. Adesso la terza ondata con i due AT-AT. Anche qua, bomba. Ok, uno. E due. E adesso l'ultima ondata dove ritroviamo un po' tutti i nemici. Quindi dalla rispia, ATST e la TTE. Ok, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. E 9, perfetto, grande così. Ottimo. Questa è la famosa scena del film. Sbam. Il nostro Luke rischia di essere di diventare una sottiletta. Olè. Olè. Dentro le dentro. È bello contento. Perfetto, abbiamo completato il livello, abbiamo sbloccato il gioco, la modalità del gioco libero, come vedete, ma in realtà noi l'abbiamo sbloccati. Il nostro salvataggio, quello del... Ok, avete capito sostanzialmente. Mattoncini, vabbè. Ragazzi, queste parti ve la schippo, tanto non è quella che abbiamo noi. Continua la storia. Solo che non, per non portarvi l'episodio, cioè il capitolo, è ovvio che... ogni tanto si incappa nei problemi e quindi ve lo devo registrare cioè con un altro salvataggio. Comunque siamo al secondo capitolo, fuga da Hoth. Adesso useremo Han Solo e la principessa Leia. E fondamentalmente le truppe imperiali alla fine hanno vinto la battaglia di Hoth. E stanno entrando dentro la base e quindi devono i due... i nostri protagonisti devono raccattare le cose, raccattare C-3PO che vaga disperso nella base e scappare via dal pianeta. Ok. Ok, via lo scudo defettore. Ah, che teneroni. Eccoci qua. Tra l'altro questo è il mio livello preferito, lo rigioco sempre molto volentieri. Ragazzi, anche qua non sto a fare vero Jedi, a prendere i mini kit, perché l'ho già fatto. I mini kit ne ho presi credo 3 o 4, non sono tantissimi. E costruiamo questo coso per sciogliere il ghiaccio. Allora andiamo avanti. Tiriamo avanti questo, scegliamo altro ghiaccio. Allora, sta parte qua ve la faccio vedere. Praticamente qua abbiamo un mini kit che nel solito salvataggio abbiamo già sbloccato. Praticamente adesso sto carrellino, avendo sbloccato il binario, andrà in fondo e ci sbloccherà un altro punto. Quindi in quel punto qua dobbiamo distruggere queste due robe in acciaio che faranno praticamente sciogliere i due scheletri. Costruendone uno e andando sopra questi pulsanti, uno scheletro andrà sopra uno di questi pulsanti e ci sbloccherà un altro mini kit. Ma noi andiamo avanti. Apriamo la porta con C3PO. Ok,
apriamo subito questa cosa. Vabbè, ragazzi, pensateci voi. Cioè, pensateci voi un cavolo perché non fate niente. Ovviamente quando spari la tipa è sulla linea di fuoco. Vabbè, io posso disco perché ovviamente ci ho fatto due vite. Qua, se distrutto sempre con una bomba o col colpo esplosivo, c'è un altro minikit che noi abbiamo già preso. Ok. Apriamo la porta. Ok, facciamo esplodere anche sto coso. Questa caverna dobbiamo attivare 5 bottoni ed è un pezzo piuttosto rognoso. Eccoci qua, abbiamo aperto la porta. In due passate sono riuscito ad aprirla. Ok, distruggiamo cose. Allora, dobbiamo spingere questi blocchi sui pulsanti. Così, visto che siamo in tre. Ok. Ok, abbiamo aperto la porta. Eccoci qua, nuova area, che è l'ultima. Abbiamo anche ciube. Adesso abbassiamo le leve. Dobbiamo spingere questi due baracconi qua dall'altra parte, perché dobbiamo liberare quei due cosi, quei due animali. Non mi ricordo il nome. Ecco qua, ciube sempre sulla linea di tiro. Ed è il secondo fatto. Ecco qua. Dobbiamo liberarli perché ci permettono di fare un salto molto in alto. Adesso ricostruiamo il cannone del Millennium Falcon. L'apertura. Perfetto. E possiamo andarcene via dal pianeta finalmente. Finire questo capitolo. Eccolo qua, Darth Vader. Loro due non sanno come montare il cannone. Guardate di qua che si baciano. Sbam! Ok. Via, via. E Luke che ha anch'esso va via da Hot. Perfetto, ragazzi. Livello completato. Gioco libero sbloccato. Qui, vabbè, abbiamo sbloccato Hot versione... Abbiamo sbloccato Han Solo versione Hot, la principessa Leila versione Hot, mattoncini random. Vabbè, questi non li sto a far vedere. Taverna di Mos Eisley. Molto bene. Eccoci qua, ragazzi, io spero che questo video comunque vi sia piaciuto, anche se non avete visto i soliti, chiamiamoli, numeri. Spero che questa schermata, questo background vi piaccia, che lo userò sempre naturalmente per Star Wars, magari anche per Minecraft. Fatemelo sapere. Dal prossimo episodio, promesso, sarà tutto normale e prometto anche che non ci saranno più disguidi. Da First Class, Olic Pasquali e Lego Star Wars, la saga completa, io vi mando un saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!